tutti ragazzi, sono Erika e oggi sono qui per parlarvi delle letture che ho fatto durante il mese di luglio. Prima di iniziare però una piccola spiegazione, non so se l'avete notato, probabilmente sì, ma sono sparita dal canale per 3 settimane. Ve lo dico perché molti di voi mi hanno scritto per chiedermi dove fossi finita. Non sono sparita, non ho deciso di abbandonare il canale o simili, ero semplicemente in vacanza. Ve l'avevo detto, ma probabilmente qualcuno di voi si è perso questa informazione per strada. Ad ogni modo ero in montagna e in Slovenia, quindi per 2 settimane io non ho avuto la possibilità di filmare niente. Ora sono finalmente tornata a casa, infatti oggi vi propongo le letture di luglio, ma vi devo anche informare che sto scrivendo la tesi, quindi questo periodo sarà un periodo molto impegnato, perciò non so quanto potrò filmare, di sicuro molto di più rispetto a quando ero fuori dall'Italia, però comunque insomma mi devo regolare un attimo perché devo lavorare. Però comunque, letture di luglio. Allora, luglio dal punto di vista libresco non è stato questo gran mese, perché ho letto 2 libri, tutto il resto erano graphic novel, in realtà 3 libri, ma poi ne parleremo. Tutto il resto graphic novel che in realtà vi ho già recensito, quindi questo video spero non venga troppo lungo, ma ne riparliamo alla fine. Il primo libro che ho letto questo mese è stato La nave di Teseo di J.J. Abrams e Doug Dorst, che è un libro pazzesco. Allora, io ho paura di tirarvelo fuori perché questo è un libro pieno di inserti, ma ci tenevo a farvene vedere almeno qualcuno, vedete? È pieno di scritte e di... sì, inserti, ci sono cartoline, ci sono articoli di giornale, ci sono lettere, pagine strappate, ci sono plichi e un sacco di altra roba, più tantissime note a margine. Quindi di base questo è un libro che va protetto nella sua casetta e non va sgrullato, perché altrimenti vi perdete tutto e ciao, ciao libro, non si legge più altrimenti. Questo libro è una storia nella storia, perché abbiamo la linea guida principale, che è il nostro romanzo La nave di Teseo, scritto da un autore fittizio chiamato V.M. Straka, che è un autore che è avvolto dal mistero, perché non si sa chi sia, ci sono un sacco di speculazioni sulla sua identità, ma in generale è un autore che è rimasto praticamente anonimo in tutto il corso della sua vita. E poi abbiamo la storia che va ad intrecciarsi con La nave di Teseo, ovvero quella di 2 ragazzi universitari che commentano il romanzo. Infatti le annotazioni che vi ho fatto vedere sono le loro. Per chi se lo stesse domandando, questo è un romanzo piuttosto challenging da leggere e si può leggere in tantissimi modi. C'è chi ha letto prima il romanzo base, ovvero La nave di Teseo, e poi tutte le annotazioni e i vari inserti. C'è chi l'ha letto mano a mano, quindi di pagina in pagina, prima il romanzo, poi le annotazioni. E c'è chi, come me, ha deciso di leggerlo capitolo per capitolo. Quindi io, di ogni capitolo, leggevo prima il romanzo sottostante, poi le annotazioni e andavo avanti. È una cosa che mi ha preso un sacco di tempo, perché per leggere tutto, capirlo bene e cercare di anche formarsi un quadro generale per partecipare a questo mistero della riscoperta dell'autore V.M. Straka, insomma, ci ho messo i miei secoli, ere geologiche, per intenderci. Però questo romanzo che ne vale veramente la pena, a me è piaciuto veramente tantissimo. Una delle cose che mi è piaciuta di più di questo romanzo è che il suo punto forte non è semplicemente il format, perché se ci avete fatto caso, sul mercato editoriale vengono proposti sempre più libri che hanno un format particolare, magari libri come Illumine, che vi ho mostrato tantissimo tempo fa in un wrap-up, che aveva un formato pazzesco con disegni, note e insomma questi libri che preferiscono un format che comunque aggiunga alla narrazione elementi visivi o che comunque renda al libro un qualcosa di assolutamente fuori dal comune. Questo libro sì, ha un format meraviglioso, ma anche la storia che ci sta dietro è veramente succosa, a me personalmente ha interessato tantissimo, tant'è che ogni tanto aggiungevo anch'io le mie note a quelle dei 2 protagonisti e mi sono fatta anche le mie teorie finali, che poi ho convenientemente discusso con l'unica altra persona al mondo che io abbia mai conosciuto che abbia letto questo libro. Insomma, ci siamo fatti vari sbagli mentali, quindi questo è un romanzo che a me ha fatto riflettere un sacco, che mi ha fatto porre un sacco di domande e che mi ha incuriosito tantissimo, perché volevo assolutamente partecipare alla scoperta di quest'autore e partecipare anche al mistero che coinvolgeva i 2 protagonisti. Il manoscritto di Straka, La nave di Teseo, è scritto meravigliosamente, a me è piaciuto veramente tantissimo, anche perché è un racconto che gioca moltissimo su rimandi, incastri, antitesi, sul mondo del mare e sul rapporto che il personaggio principale ha con lo stesso autore.
Ed è anche una lettura interessante perché è molto guidata, perché per esempio le cose che io non riuscivo a notare da sola nel testo me le ricordavano, me le facevano notare gli appunti dei due studenti universitari. Quindi comunque è una lettura che è un vero e proprio viaggio, perché oltre ad immergersi nella storia di Straka, ti immergi anche in quella dei due ragazzi, quindi fai un'analisi del racconto che ha moltissimo più da dare, perché per esempio c'è questo mistero che viene portato avanti che coinvolge i due protagonisti reali di questa storia in generale. Quindi insomma, questo è un libro che a me è piaciuto tantissimo, un libro che mi ha fatto riflettere molto, un libro che mi ha intrigato, affascinato, un libro che mi ha fatto venire voglia di entrare nel vivo del mistero, ed è un libro che mi ha fatto anche correre al computer per cercare vari forum una volta finita la lettura, per cercare di capire che cosa pensassero anche altri lettori di questo romanzo. Quindi è qualcosa di veramente coinvolgente, perciò io ve lo consiglio, non fatevi intimidire da la difficoltà della lettura, perché comunque sì, è un libro che richiede del tempo, è un libro che richiede anche molta attenzione, perché per apprezzarla appieno ovviamente bisogna leggere le cose per bene, mi sembra anche scontato dirlo, però io ve lo consiglio tantissimo, è un libro che a me è piaciuto tantissimo, un sacco, quindi nel caso qualcuno di voi l'abbia letto, fatemi sapere che magari ne parliamo un pochino nei commenti. Poi, questo mese ho letto anche 3 graphic novel che avete già visto perché ho fatto la recensione, quindi non starò a dilungarmi perché sì, le avete già viste. Però, in particolare sono Sulla collina di Ilaria Ferramosca e Mauro Gulma, Octave di David Chauvel e Il sentiero smarrito di Amélie Flechet. Brevissimamente, cipi cipi ciopi, le trame di ciascuno. Sulla collina parla di questi 4 ragazzi e 4 amici che si avventurano nella foresta alla riscoperta di questo fatto noir che è avvenuto un sacco di tempo fa. È una graphic novel molto particolare, molto kinghiana, con i colori molto scuri, abbiamo delle variazioni di nero, grigio, sepia veramente molto interessanti e soprattutto dei salti temporali molto più interessanti. Octave parla delle avventure di questo bambino che odia il mare, con il mare e con i suoi abitanti e la sua crescita nel corso di questi suoi incontri con vari capodogli, pinguini, gabbiani e così via. È una graphic novel veramente adorabile che mi ha fatto sorridere un sacco e che mi ha fatto affezionare un sacco ma tantissimo al personaggio di Octave, che è un bambinetto burbero veramente tenerissimo. Il sentiero smarrito invece parla di 3 amici che si avventurano in una foresta convinti di poter vincere una caccia al tesoro grazie ad un sentiero che hanno visto su una mappa, che però li porterà in una foresta che nasconde molti più misteri di quanti possano pensare. È una graphic novel che dal punto di vista grafico è una delle cose più belle che abbia mai visto, perché i disegni sono stupendi. Il finale per me è stato un po' nì, perché secondo me è finita nel momento in cui la storia sarebbe dovuta iniziare, però anche solo per il punto di vista grafico io sono rimasta assolutamente incantata, perché è veramente veramente bellissimo. Per quanto riguarda queste 3 graphic novel, io vi invito caldamente ad andare a guardare le mie recensioni, specialmente se volete saperne un po' di più, ma anche perché queste graphic novel mi sono piaciute talmente tanto che secondo me un pochino di approfondimento non vi fa male. Ve le linko giù nell'info box, quindi le andate a vedere. Il prossimo libro che ho letto nel mese di luglio è un libro del quale in realtà non voglio parlarvi tanto, però c'è una background story molto carina per quanto riguarda questo romanzo, perciò ve la devo raccontare. Io in pratica ero al mare con i miei genitori, abbiamo trovato un mercatino di libri dell'usato, quindi figurati se io non mi fermavo a vedere. Comunque, tra quei libri ho trovato l'ultimo volume della serie di Capitan Mutanda, che era una serie che io da bambina adoravo follemente, perché mi faceva pisciare sotto dal ridere. Per chi non fosse familiare con Capitan Mutanda, mi dispiace per voi, perché io personalmente da bambina l'ho amata ma follemente, ma era una cosa veramente assurda. Comunque è una serie che parla di questi due bambini, ovviamente questo è un libro per bambini, chiariamo. Comunque dicevo, parla di questi due bambini che tra una pippa e un'altra creano questo personaggio di Capitan Mutanda, perché loro scrivono fumetti e attraverso vari aggeggi magici dei quali insomma non me lo ricordo, sta di fatto che viene creato questo supereroe che va in giro in mutande che si chiama Capitan Mutanda, e a me da bambina faceva pisciare sotto da ridere, come vi ho già detto. In pratica ho trovato questo libro nel mercatino dell'usato e ho deciso di comprarlo come regalo per il mio ragazzo, perché anche lui era un fan pazzesco di questi libri. Però dal momento che era talmente corto, me lo sono letta anch'io, quindi devo citarlo in questo wrap-up, perché la mia legge, insomma le mie regole sono citare qualsiasi cosa che io legga. E l'ho letto. Mi ha fatto pisciare sotto da ridere anche a 22 anni.
Parentesi, io dico sempre di avere 22 anni, ma non è vero, per il momento ne ho ancora 21, non so perché io dica 22. Ad ogni modo, io come ragazza di 21 anni, andante, claudicante verso i 22 lentamente, perché sono a dicembre, ho riso come una cretina. Io ho adorato quel libro, ma non tanto per il contenuto, per la forma, per qualsiasi altra cosa, ma perché mi ha riportato alla mia infanzia. E una delle sensazioni più belle del mondo, per me almeno, è avere tra le mani qualcosa che io ho letto da bambina. Per me è veramente bellissimo, anche perché molte volte io mi dimentico di quello che ho letto, poi nei momenti in cui lo vedo è chiaro come il sole che quel libro è stato parte della mia infanzia. Perciò una lettura molto, molto tenera, che mi ha riscaldato un sacco il cuore e che mi ha fatto pisciare sotto da ridere, perché l'abbiamo già detto più volte. Infine, l'ultimo libro che ho letto è stato Giacabi di William Ritter, che è un libro che io ho letto in buddy read con la mia soupmate Alessia. Se ancora siete familiari con Alessia, perché? Ha un canale YouTube, una delle mie migliori amiche, io le voglio un sacco di bene, ve lo linko giù nell'info box, andate a vederla perché io la trovo fantastica, è una delle persone che amo di più al mondo. Ad ogni modo, abbiamo deciso di leggere insieme questo libro perché la premessa era questa sottospecie di Sherlock Holmes in un mondo paranormale, però quindi doveva essere una sottospecie di misto tra Sherlock Holmes e qualcosa tipo Buffy, perciò ne eravamo molto incuriosite. Tra l'altro ambientato nella Londra vittoriana, che è un'epoca che a me dal punto di vista letterario mi piace molto, mi piacciono moltissimi i libri ambientati nell'epoca vittoriana. Però questo libro è stato un grandissimo Allora io in fondo al libro ho scritto le mie opinioni, quindi ho deciso di usarle come consiglio, e praticamente ho scritto che è un libro molto ben scritto, vero. Questo è un libro che ha un sacco di descrizioni che sono molto molto belle, molto spesso non conferiscono niente di particolarmente importante alla trama, sembrano quasi, non lo so, delle aggiunte un po' arzigogolate, come per dire ehi, so scrivere, hai visto questo che bello. Però sì, dal punto di vista critico sono descrizioni fatte molto bene e che soprattutto creano un'atmosfera molto nebbiosa, molto misteriosa, che per l'appunto va ad alimentare questo mistero di fondo, perché c'è un killer omicida che uccide gente, quindi insomma siamo lì. Il personaggio principale di Jacoby mi è piaciuto molto perché è quello caratterizzato meglio, il nostro protagonista, poteva essere fatto ancora meglio, onestamente, però rispetto agli altri è quello che spicca di più. Perché tutti gli altri personaggi sono molto insipidi. È una cosa che io qua ho scritto in rosso, caratterizzati male. Infatti uno dei più grandi problemi che ho avuto con questo libro sono stati per l'appunto i personaggi. Perché per esempio la protagonista femminile, questa Abigail Rook, che nella premessa veniva venduta come un'eroina, come una ragazza coraggiosa, come una che non si fa mettere i piedi in testa, è semplicemente testarda. Se il testardo fosse una persona, se fosse personificato, sarebbe questa ragazza qui. Quindi non c'era niente di lei che mi attraesse in particolare, anche tutti gli altri personaggi erano la personificazione di una qualità o di un difetto, o addirittura erano semplicemente la creatura paranormale che gli era stata affidata, quindi pecca un po', perde molto da quel punto di vista. Tra le note positive posso dire che oltre al personaggio di Jacoby, che mi è piaciuto, mi sono piaciuti i vari momenti di hilarità, perché ci sono dei momenti di nonsense che mi hanno fatto effettivamente ridere, e che in questo romanzo in particolare non c'è alcuna storia d'amore, quindi Deo gratias, anche se hanno aperto le porte per un futuro triangolo amoroso. Ma non c'è problema, perché io mi fermo al primo volume, quindi in questa storia non ci sono storie d'amore, punto. Però per il resto in questo romanzo non succede niente, perché l'autore lo farcisce di descrizioni e descrizioni, e una volta terminata la lettura ho capito perché, perché non è successo un cazzo. Di base, cioè se noi togliamo tutte le descrizioni, facciamo le descrizioni inutili, il romanzo viene lungo 3 pagine, in quelle 3 pagine si sviluppa il grande mistero, che in realtà non era un grande mistero perché era veramente prevedibile, molto prevedibile. Quindi no, non mi è piaciuto, non lo consiglio, non lo leggete. Però nel caso qualcuno di voi sia stato magicamente convinto a leggerlo per ripicca, per dire Erika no, va a cagare, lo leggo lo stesso, esiste solo in inglese, lo consiglio che è un livello avanzato, perché comunque la terminologia usata è un po' quella dell'epoca vittoriana, quindi se non avete un inglese
insomma, bello tosto, farete un po' fatica. Vedete voi, io vi dico di non leggerlo. Bene, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto. Nel caso abbiate letto qualcuno dei libri citati o vogliate leggerli, fatemelo sapere nei commenti. Fatemi sapere anche se avete letto qualcosa di interessante in questo luglio, perché io al momento sono in una reading slump, quindi non leggo niente. Molto bene, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!